c'è chi come me è ancora fedele alla macchina che produciamo, la Panda, qualche lavoratore invece guarda già verso il futuro. Io guardo sicuramente al futuro, infatti ho già preso una Renault, dopodiché dovremo capire se questa fusione sarà qualcosa di utile per noi. Per il momento è meglio scherzarci, perché qui allo stabilimento Fiat di Pomigliano d'Arco l'ipotesi di matrimonio tra il gruppo FCA e i francesi della Renault per avviare la rivoluzione dell'auto elettrica spaventa, e non poco. Siamo preoccupati principalmente per la sovrapposizione degli stabilimenti, anche perché diciamo che in Francia la Renault è messa bene sull'elettrico e sulla guida autonoma. Una preoccupazione che riguarda soprattutto lo stabilimento della città natale del vice premier Luigi Di Maio. Qui, dopo la fusione di Fiat con gli americani di Chrysler, è ripartita la produzione con la nuova Panda, eppure quasi la metà dei 4.000 operai è ancora in cassa integrazione da 10 anni. E ogni anno c'è sempre un ostacolo da superare, prima gli ecobonus, ora si parla che questa fusione. L'aria che si respira è un'area preoccupante, ma non solo da questa notizia. Il partner di Renault, la giapponese Nissan, non si è opposta al matrimonio con Fiat Chrysler. Il timore delle tute blu di Pomigliano è che proprio la fabbrica dell'utilitaria italiana per eccellenza sia in cima alla lista degli impianti da sacrificare, una volta che dalle nuove linee produttive usciranno le auto elettriche. La Francia nel gruppo Renault ha un 12% di azioni, di presenza, quindi c'è una certa garanzia e una certa sicurezza di lavoro. E invece noi abbiamo avuto sempre un governo assente, anzi aveva messo l'ecotassa anche sulla 1200, sulla Panda che noi facevamo, figurati un po' che mano ci stava dando. A Pomigliano abbiamo un problema del presente. Noi aspettiamo un piano industriale da un po' di tempo, c'è stato l'annuncio prima di Marchionne che entro il giugno 2018 ci doveva essere la piena occupazione, questa non si è realizzata. Per far nascere quello che si annuncia il terzo gruppo automobilistico mondiale, una società con sede legale in Olanda e con un baricentro sempre meno italiano e sempre più spostato sull'asse di Detroit, Parigi e Tokyo, dovrà passare almeno un anno. Ma fuori cancelli, l'ansia si taglia già a fette. Come si dice in napoletano, stiamo ballando e continuiamo a ballare. Per le decisioni sia importante il contenuto e non tanto dove vengano prese. Che ripeto, il tutto per noi deve necessariamente passare per la salvaguardia di questo stabilimento. Negli ultimi anni l'Italia praticamente è stato il fanalino di coda delle varie fusioni. Tutto lascia immaginare che si sta piano piano abbandonando quasi del tutto il paese.